Hello guys, welcome to God Glory Happy Kitchen. Good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching for. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove tu stai guardando questo video. Oggi facciamo una merenda o una colazione. Biscotti di banana e fiocchi di avena, mai provato, prima volta. Today we want to make snack with banana with white oats. Have you ever tried it, this recipe? No. Stay there, don't move, Anisha. Come with me so that we make the recipe together. Ingredient we need 40 grams of white sugar, 40 grams of cocoa powder, 100 grams of low flour, normal or purpose flour. We need 30 grams of nuts. This is nuts. Already break all my 2 banana. And a teaspoon, 2 teaspoons of oats, lemon, half lemon, pinch of salt, pinch of baking powder, and one egg, the white part of it, we need it. We need some coconut flour, this 40 grams. Ingredienti che serviamo per quello merenda, quello biscotti, abbiamo 2 banana, 40 grammi di farina di cocco, 100 grammi di farina 00, 30 grammi noce, questi noce, così io ho schiacciato il mio, fa solo far vedere, pizzico di sale, 40 grammi di cacao, 40 grammi di zucchero bianca. Abbiamo albume qua, un uovo su albume, cucchiaino di lievito, mezzo limone, 2 cucchiai di fiocchi di avena. Let's go guys. Our nuts, we have to break it to pieces. Nostro noce, schiacciamo pezzettini. If you like, you can slice it with knife. Se vuoi, può tagliare con coltello. Ok, like this is very easy. Put it back. Now we have to put our banana inside the plate. Sentiamo il nostro banana dentro. Piatto, sentiamo. We have to mash it. Let's mash the banana. We have to put our lemon juice. Mettiamo il nostro succo di limone. Our white part of the egg, albume. Il nostro noce. Our nut. Our sugar. Copada and our flour, pinch of salt, pizzico di sale, lievito. So we have to mix all the ingredients together. Our 2 spoons of oats, 2 tablespoons, mix, and some cocoa. Fada half of it, metà di quello cocco che serviamo dopo, ne mix. We already mix all our ingredients together. Abbiamo mischiato tutti gli ingredienti insieme. Adesso mettiamo da forno. If you are doing this, guys, you have to hold your oven down 180 degrees for normal baking oven. Quando fa questo qua, devi scendere il forno. 180 gradi. Then we now have our remaining coconut flour, farina di cocco, e mettiamo così. You have to do all like this. Now our neck is set. We have to bake it for 10 or 15 minutes for normal baking oven. 180 degrees.
Adesso abbiamo finito, cuociamo 180 gradi per 10 o 15 minuti, forno statico. Guys, our next biscuit is set. Il nostro biscotto di merenda è pronto. It's very hot, we have to leave it to cool. Let me show you inside. It's inside. Lovely, yummy, soft. It's still hot, now we have to leave it to cool. Molto calda. E solo fatto vedere dentro come morbidosa, lasciamo freddare. This is our finished work, guys. Questo è il nostro lavoro finito, molto buono. Profumo molto buono. Guys, if you like this recipe, leave your comment description box below and try this recipe. It's very lovely, yummy. If you don't know what to eat in the afternoon, you need some food, you understand? To eat, just take this snack. Very delicious, so yummy. Bye-bye, we'll see you on our next video. Don't forget to give a huge thumbs up. And subscribe on our YouTube channel if you are not subscribed yet. If you already subscribed here before, thank you, God bless you. If you are not subscribed yet, go and subscribe. And don't forget to hit the notification bell so that anytime we upload a new video, you are the first person to receive the notified. Ciao ragazzi, se piace quello ricetta, dai pollice in su e prova e lascia il tuo commento sotto qua dove commenti e non metti per iscrivervi al nostro canale se non l'ha ancora fatto. Se l'ha fatto prima, è scritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Se non l'ha ancora scritto, vai a iscrivere e non metti per iscrivervi, non schiacciare quello campanellino, così ogni volta che abbiamo ricarica un nuovo video di prima persona che riceve il messaggio. Ciao, ci vediamo nel nostro prossimo video. Grazie per aver guardato questo video. Thank you guys for to watch this video. We see you on our next video. Ciao, bye bye. We see.